Le donne non sono abituate ai rifiuti. Gli uomini sono abituati ai rifiuti. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Questo video nasce per il caro amico di nome Salvo Maccarrone, che saluto e che ringrazio, ciao Salvo, perché di recente Salvo ha donato pecunia in una mia live serale. Vi ricordo che chi dona qualche soldo avrà diritto ad un video tutto per lui, oppure tutto per lei. Allora, nei tempi attuali, nei tempi contemporanei in cui viviamo, innanzitutto abbiamo una tecnologia che sempre di più va a progredire e al tempo stesso abbiamo un pullulare di siti e in particolare di social. I social network vengono utilizzati per lo più da uomini e da ragazzi. Mentre invece da parte di ragazze e donne i social vengono usati molto di meno. Ora, un uomo in genere usa il social per cercare un rapporto intimo, una donna per passare un po' di tempo, ok? Oppure, se ha difficoltà lavorative, per cercare incontri prezzolati, quindi dove c'è dietro uno scambio economico. E vi posso garantire, caro Salvo, e tu lo sai bene, che una donna, diciamo così, che ha un sacco di fan, ha un sacco di uomini, no? Ha una schiera innumerevole di uomini, no? Che in qualche modo la vorrebbero, se la vorrebbero fare, se la vorrebbero timbrare. E le donne proprio, diciamo che non sono abituate ai rifiuti, perché le donne possono trovare una quantità immane di uomini. Invece gli uomini, diciamo che sono abituati a ricevere dei no. Noi uomini, noi ragazzi, siamo abituati a ricevere da parte di donne e di ragazze eterosessuali un no. No, guarda, non mi interessi. No, guarda, non sei il mio tipo. La frase più tipica che una donna ti dirà quando non le interessi è: non sei il mio tipo, no, non mi interessi, no, non fai per me. Cioè, ci sono una marea di donne, ripeto, sottolineo, una marea di donne, ok, che rifiutano gli uomini, che rifiutano le avance che dei ragazzi o degli uomini vanno a fare, vanno a compiere, ok? Proprio perché una donna può selezionare. Una donna ha un potere intimo immenso, dilagante, totale, elevato. Un uomo non ha un potere intimo che ha la donna, che ha la ragazza. La donna è, dal punto di vista personale, intimo, più avvantaggiata rispetto a un uomo. Io ricordo perfettamente le parole di Davide di Porto, il quale disse: io con questo che ho in mezzo alle gambe non ci faccio nulla. Una donna con quella cosa che è in mezzo alle gambe ci fa tutto, ci paga l'ICI, ci paga l'IMU, ci paga la mondezza, ci paga i libri universitari, ci paga le bollette, può mantenersi, può mantenere però anche eventuali persone, ok? Quindi pensate voi il valore che ha la donna dentro di sé, o meglio, in basso a sé, ok? E effettivamente parlando, il buon Davide di Porto aveva, secondo me, ragione, e questa è una mia opinione, sia ben chiaro. Quindi, dunque, ripeto, sottolineo, le donne non sono abituate ai rifiuti, cioè una donna, no? Se dice, una donna dice ad un uomo: guarda, a me mi interessa, a me piace, ti va di metterti con me? L'uomo subito accetta, un uomo quasi subito accetta, difficilmente un uomo dice di no, va bene, ad una donna, proprio perché l'uomo stesso ha delle difficoltà ingenti a trovare una donna, ha delle difficoltà elevate, palesi, che significa palesi, evidenti, tangibili. Bene, un uomo, se dovesse dire ad una donna: guarda, mi interessa, mi piace, ti va di metterti con me, ecco che nella maggior parte dei casi, ma non in tutti, quell'uomo o quel ragazzo riceve dei sonori no, guarda, non mi interessi, no, guarda, non sei il mio tipo. La frase più tipica che arriva, che una donna va a dire ad un uomo, è: non, perdoni, ma non mi interessi. Ecco, la donna è sempre sulla difensiva, la donna.
Una donna, una ragazza, è sempre sulla difensiva. Ha sempre paura in genere, no? No, non cerco niente, non cerco niente, no? Difficilmente una donna si apre, ok? L'uomo si apre sempre, perché l'uomo è cacciatore, perché l'uomo è un porco nel suo DNA. Ora, non dico che tutti siano porci, tutti siano maiali, ma in genere, nella maggior parte dei casi, gli uomini sono dei luridi pisellocentrici, dei porci, dei maiali. Va bene? Se sei uomo o ragazzo, non sentirti chiamato in causa perché probabilmente non sei un porco o un maiale. Va bene? Detto questo, quindi, la situazione quindi, che vi ho descritto è attuale, è vera secondo me, e configura una situazione palesemente tangibile. L'uomo è abituato al rifiuto, l'uomo è abituato al no, a ricevere il secco no da una ragazza o da una donna. No, guarda, non mi interessi. La donna non è abituata a ricevere il no, perché una donna se va a dire ad un uomo guarda mi interessi, l'uomo con ogni probabilità andrà a dire a quella ragazza o a quella donna sì, mi voglio mettere anche con te, sì certo, mi vengo a mettere con te, non avrà difficoltà di sorta. Detto questo, da Leandro, conoscitore italiano di Roma è tutto, iscrivetevi al canale mi raccomando, commentate, attivate la campanella, ringrazio il buon Salvo Maccarone che di recente ha donato qualche soldo alla mia live. Chi dona riceve da me un video su misura, un video per lui oppure per lei. Ovviamente a tempo, significa che lo posso realizzare, però magari uscirà nel canale dopo uno o massimo 2 giorni. Grazie, un salutone caro, attivate la campanella, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti.